L'artista che presento oggi non ha bisogno di presentazioni. Da anni su Topolino ha personaggi suoi, ha disegnato veramente di tutto, anche umoristico di Diabolik. Signore e signori, Silvia Zighe. Ciao a tutti ragazzi, bentornati per Chiacchiere con. Oggi sono veramente molto contento perché abbiamo Silvia Zighe, grazie mille per aver accettato. Ciao, grazie a te. Io volevo partire con una considerazione che stavo andando a vedere, ovviamente non posso sapere tutto di tutti e quindi mi documento prima della chiacchierata. Ma dal 2007 che c'è, che aria tira? Sì, penso proprio che sia dall'agosto del 2007, sì. Questa cosa è tremenda, io avrei detto 4-5 anni, non so, cioè da scomparire. È una cosa incredibile, veramente incredibile come vola il tempo. E quanto è difficile inventarsi questa cosa tutte le settimane dal 2006? Guarda, a volte non è difficile per niente, perché a volte le vignette vengono così senza neanche pensarci tanto, a volte invece è una cosa veramente complicata. A quel punto ho il mio metodo, tutta una serie di tattiche per riuscire a mettermi nelle condizioni di avere un'idea, che magari non sarà geniale, però diciamo rimanendo nella mia media. Eh certo, anche perché sono 42 settimane dal 2007, sono un numero esagerato, insomma, quindi ci vuole veramente tanta Sono tanti. fantasia. Esatto. Stavo vedendo che questa passione del fumetto, come il 99% di tutti coloro che fanno questo lavoro, nasce da bambina, proprio quindi da lettrici Topolino. Sì, io ho cominciato a guardare Topolino prima ancora di imparare a leggere. E non so se è stato anche quello che mi ha poi portato ad avere questo grande interesse per il disegno prima, cioè quando ero piccola piccola proprio, a me piaceva tantissimo disegnare, non avevo ancora focalizzato il fatto che i fumetti sono fatti, cioè sono delle storie, quindi c'è una parte di scrittura, una parte di disegno. All'epoca mi piaceva solo disegnare, mi ero focalizzato un po' su quello. Però diciamo che sì, avendo imparato a leggere sulle pagine, cioè a guardare prima i disegni e poi anche a leggere sulle pagine di Topolino, diciamo che è stato il metodo per raccontare che ho acquisito meglio, che ho imparato prima, che mi si è proprio tatuato nella memoria, perché Certo. comunque ero piccola piccola, i bambini hanno questa memoria ancora tutta da scrivere, per cui diciamo che quelle storie che ho letto e quel modo di raccontare mi è proprio rimasto impresso nella memoria. Ed è quello che ho cercato poi di fare per tutta la vita, di cercare di restituire un po' quel divertimento che io avevo provato leggendo le storie degli anni 70. E ci esci ancora oggi? Ah, che cosa, a divertirmi? Questo divertirti nel raccontare, Sì, o sì, dopo sì, sì. un po' magari è diventato un po' un lavoro e magari un po' di magia magari fisce, oppure rimane comunque la magia nel raccontare queste storie di paperi e topi. Guarda, allora è oggettivamente un lavoro per cui ci sono delle date di scadenza, non si può andare oltre di solito Certo. perché si cerca di Esatto. recuperarlo fino all'ultimo giorno, ma insomma oltre a quello non si può andare, quindi diciamo che soprattutto vicini alla consegna diventa un lavoro piuttosto pesante, però no, il divertimento mi rimane sia per la parte di scrittura sia nella parte di disegno. Io faccio fumetti comunque comici, divertenti, faccio vignette, anche quando faccio le cose più avventurose, comunque il mio disegno è tipo un po' comico, insomma, divertente. E quindi per me è fondamentale il divertimento, cioè so benissimo che se mi diverto io poi si divertirà anche il lettore. Quindi quando scrivo la cosa bellissima è quando arriva un'idea, che sia una vignetta, che sia una storia più lunga. Quando mi arriva un'idea e sento, cioè, e mi fa sorridere, allora so che funzionerà in qualche modo. E anche quando mi metto a disegnare, se riesco proprio a prendere quell'espressione che ho in testa, che voglio proprio fare, quando riesco proprio a realizzare quella cosa che ho in testa, mi diverto ancora tantissimo, mi piace un sacco, per cui sì, diciamo che se non ci fosse,
non dico un minimo, una buona parte di divertimento, io credo che sarebbe impossibile farlo questo lavoro, cioè diventerebbe una cosa un po' più meccanica, però appunto facendo fumetti comici io non credo che non sia possibile divertire i lettori se non mi diverto io per prima. Esatto, qui probabilmente si potrebbe fare, ma si otterrebbe lo stesso risultato, che sarebbe un esercizio meccanico e quindi non più quel trasmettere la risata e il divertimento che c'è nell'idea che è partita. Esatto, sì. Esatto. Però immaginavo passione nei fumetti, nel disegno, però non era facile dire qualche anno fa, faccio io di lavoro vuoi fare i fumetti, perché era già, cioè, era visto un po' come. Cioè, di un lavoro vero. Beh, Sì. dai genitori, esatto. Infatti, guarda, devo dire che credo di aver usato tutta la mia incoscienza giovanile proprio per cercare di forzare tutte le resistenze che ho trovato per intraprendere questa strada. Le resistenze sono state tante. Io vengo dalla provincia, la mia famiglia non aveva veramente idea che quello potesse essere un lavoro, ma all'inizio non ce l'avevo nemmeno io, perché comunque vedevo, cioè quando ho cominciato a leggere Topolino, addirittura non c'erano ancora i nomi dei collaboratori come ci sono Vero. adesso sulla prima pagina di una storia. Quindi io non sapevo neanche esattamente che quella cosa fosse fatta da qualcuno, poi men che meno che fosse fatta in Italia, non avevo idea. E quindi non sapevo esattamente che quello avrebbe potuto diventare un lavoro. Era solo che mi piaceva talmente tanto disegnare e anche poi alla fine scrivermi delle storielline, provare a fare queste cose, che continuavo a farlo. La scintilla per capire che poteva diventare un lavoro è scoccata quando io ho cominciato a vedere i nomi dei collaboratori. E ho capito che le storie che mi piacevano tantissimo e che riconoscevo e tenevo sempre quelle storie erano quelle di Giorgio Palazzano. Poi è successa una cosa strana, però non sapevo come trovare, diciamo, questa persona che per me era un genio assolutamente. Avevo provato anche a scrivere a Topolino, non avevo avuto nessuna risposta. Poi è successo che un giorno ho visto un disegno di Giorgio Palazzano firmato sulla copertina di una rivistina che si chiamava Piccolo Missionario, che portava anche da mia mamma. A quel punto io sono impazzita, ho scritto anche al Piccolo Missionario, volevo assolutamente conoscere Giorgio Palazzano. E quella cosa ha funzionato. Mi ha risposto un disegnatore che lavorava per il Piccolo Missionario, che si chiamava Alberto Simioni, che conosceva Giorgio Palazzano, e quindi il miracolo, diciamo, è successo. Certo. E la fortuna enorme è stata che io sono cresciuta in provincia di Vicenza e Giorgio Cavazzano abitava in provincia di Venezia, qualcosa tipo forse 60 km da casa mia, percorribili in treno. Per Esatto. cui Dino. diciamo che quella è stata una delle grandissime fortune, per me totalmente inaspettata, perché appunto, come ti dicevo prima, io non sapevo chi disegnasse quelle storie, chi facesse. Poteva essere veramente una persona che abitava su Marte, non ne avevo idea, potevano Esatto. essere fatti in America, non lo sapevo. E il fatto che invece, proprio l'autore che mi piaceva tantissimo, abitava a 60 km da casa mia, per me è stato un regalo del destino, veramente. E quindi da Esatto. lì per me ha cominciato a farsi strada l'idea che poteva essere davvero un lavoro. Da lì poi, oltre alla fatica mia di cercare di Ma quindi sei andato a imparare e incontrarlo? riuscire a fare questo lavoro, Sei andato ad sì, l'ho incontrarlo? Ah, ok. incontrato. Ero molto piccola, avevo tipo 15 anni. Lui ha cominciato a vedere i miei disegni, a darmi dei consigli, i consigli più sensati ovviamente che io abbia mai avuto. Certo. È stato veramente disponibile, gentile, bravissimo. Per me rimane un mito e un maestro lui Vero. assolutamente. Appunto a quel punto io ho cominciato a capire che poteva diventare un lavoro. Ho cominciato a capire proprio come si faceva quel lavoro. C'è stato, vabbè, sia Giorgio Cavazzano che mi ha aiutato, sia quest'altro Alberto Simioni, che anche lui faceva fumetti, anche lui ha cominciato a passarmi dei piccoli lavoretti per delle rivistine di provincia, delle cose cattoliche, comunque per me hanno funzionato benissimo. Avevo dai 15 ai 17, 18 anni, insomma, quindi sono riuscita a fare molto presto una buona gavetta che mi ha fatto imparare come si lavorava. E ecco, una volta fatto tutto questo, ho dovuto vincere
tutta un'altra serie di resistenze che sono state un po' quelle della mia famiglia, perché appunto hanno trovato un lavoro vero, cioè cos'è questa roba? Certo, esatto. Però ero molto testarda, ho provato ad andare avanti. Per fortuna, insomma, ho avuto dei riscontri abbastanza presto, prima con Linus, dove sono andata, mi sono presentata proprio, e per fortuna anche lì è andata bene, mi hanno pubblicato alcune storielline brevi, autoconclusive. Che non è Poi con poco. questa, con il fatto... No, non è poco, Cioè, no, infatti. nel senso, E poi esordì su con il Linus fatto appunto che ho è... pubblicato... Ma infatti io ringrazio tantissimo Fulvia Serra, che allora era direttrice, perché mi ha dato veramente un'opportunità gigantesca, e tutta la redazione dell'epoca, insomma, per me è stata una cosa fondamentale, fondamentale in tutti i sensi, anche perché poi telefonando ad altre redazioni, all'epoca si telefonava, penso un po', cioè, succedevano anche queste cose. E dicendo che avevo pubblicato qualcosa su Linus, diciamo che sono stata ascoltata un pochino di più. E quindi diciamo che ho cominciato a lavorare. Una volta riuscita a pubblicare le prime cose, diciamo che poi è stato un po' più facile appunto entrare in altre redazioni. E poi è arrivato Topolino, che è stato l'inizio del lavoro vero, del lavoro serio, nel senso proprio del lavoro che mi ha dato anche da vivere proprio. E sto ancora lavorando per Topolino, quindi insomma spero che Quindi. sia una cosa che andrà avanti ancora per tanto tempo. E quindi 1981 l'esordio 91 è Topolino. uscita la prima storia. Sì, io giravo per la redazione già da un paio d'anni, credo, perché mi ero presentata, avevo cominciato, ho fatto un bel po' di prove prima di riuscire a pubblicare, fatto, rifatto un sacco di cose, ho fatto qualche piccolo lavoretto redazionale per avere qualche soldino per mantenermi un po'. E poi una volta consegnata la prima storia che ho finito di disegnare, che era appunto Il pallino del pallone, mi sembra, no? Che poi era stato... Sì, si chiamava Il pallino del pallone, era una storia Ok. dal diario di Paperina. E niente, l'avevo consegnata comunque un anno prima dell'uscita, quindi diciamo che io giravo per la redazione già da un paio d'anni. L'esordio sulle pagine di Topolino è stato un po' ritardato, ma insomma, poi da quel momento ho continuato a pubblicare. E questa è una cosa che mi interessa sempre, mi incuriosisce molto. E quindi questo giorno in edicola, dove c'era questo Topolino con la tua prima storia dentro, che sensazione è stata? Che emozione è stata dopo aver visto Cavazzano, dopo aver visto Scarpa, dopo aver visto c'era una tua storia sul Topolino? Ma è stata un'emozione pazzesca, veramente. Cioè, me la ricordo ancora benissimo, non mi capacitavo, non ci credevo, era una cosa fantastica. La cosa che pila di copie comprate per i parenti, per gli amici, sono sul Non avete Topolino. comprato un tanto, credo di aver sbagliato delle edicole intere, perché Esatto, ne ho comprate esatto. tante, sì. E noi sappiamo che in Disney c'è una volontà da sempre di allineare un pochino, cioè Pino si disegna così, Paperino si disegna così. Poi ci sono degli autori che riescono a imporre il loro disegno, e non è da tutti, tu sei una di quelle, cioè il tuo Topolino, il tuo Paperino sono i tuoi e basta. Questa è una cosa, cioè una conquista secondo me importantissima. Ma sì, è una grandissima conquista, ma forse anche un limite mio, nel senso che io ci ho provato veramente tantissimo a disegnare i personaggi Disney in maniera tutta canonica. All'inizio mi era assolutamente richiesto e io ci ho provato, ho fatto una grandissima fatica, poi mi parte sempre la mano, insomma, cioè non ce la Sì. faccio a rimanere in quei canoni. Diciamo che in certi casi può essere un limite, insomma. Dopodiché sono molto contenta di essere riuscita a dare un qualcosa di mio, cioè, o meglio, non a dare, perché è sbagliato, aggiungere, diciamo, qualcosa di mio a dei personaggi che erano già stati comunque usati e fatti crescere da un sacco di autori. Quindi diciamo che non saranno... Sì, non posso dire di avere dato qualcosa di mio, di avere creato dei personaggi miei. Ho semplicemente forse aggiunto
uno strato, qualche cosa dei personaggi che c'erano già e che comunque nascevano come personaggi comici, per cui poi ogni autore li declina, diciamo, un po' secondo la sua sensibilità. Quindi c'è chi fa delle cose più avventurose, mi viene in mente Caschi, per esempio. E io invece sono rimasta legata a questa cosa del fatto che sono personaggi divertenti, anche avventurosi, ma fondamentalmente divertenti. Diciamo che la mia idea di storia divertente comprende entrambe le cose, quindi diciamo sul solco anche delle storie di Asterix, per dire quali sono le storie che a me piacciono tantissimo, cioè quelle dove c'è un'avventura molto bella, scritta molto bene, tra l'altro con una trama molto forte, e poi però su questa trama si inseriscono comunque delle gag e dei personaggi divertenti. Questo insomma è Certo. il mio ideale, l'ideale della storia delle storie che voglio realizzare. Quindi queste deformazioni, passami il termine, dei personaggi, questa modulazione dei personaggi c'era già, era solo stata compressa dalle regole, però poi alla fine si è liberata ed è venuta fuori, perché ripeto, quando uno vede le facce dei due personaggi, lo guarda e dice, queste sono zighe. E quindi sì, queste facce così che sono uniche, riconoscibilissime, sono marchio di fabbrica, insomma, quindi c'erano già, erano solo state, diciamo, ingabbiate all'inizio dalle regole, e ovviamente anche perché mi sembra che all'inizio ho letto che tutta parte dei nuovi autori era seguita da Carpì. Sì, Quindi. era seguita da Carpi e dovevamo rispettare delle norme molto, molto rigide. E io credo che si sia. Allora, riguardando anche la mia primissima storia, qualche cosa si vede anche allora del fatto che tendevo a esagerare le espressioni. Però questa cosa è venuta fuori, credo, in maniera molto chiara quando ho potuto smettere di faticare sul disegno, ovvero nel momento in cui ho acquisito bene i personaggi, perché non sono, cioè non essendo personaggi miei, io ho dovuto proprio, al di là poi delle regole, delle norme che erano state imposte, comunque si deve imparare a disegnare e a muovere bene quei personaggi, che non erano per me. Sì, facevo cose, fumetti più o meno comici, ma non era per me naturale disegnare quei personaggi perché non erano miei. Anche se li avevo visti da tutta la vita, comunque li conoscevo benissimo. Credo che questa cosa sia venuta fuori, o meglio, quello che si può chiamare lo stile di un autore compatibilmente con Disney, credo che venga fuori nel momento in cui quell'autore smette di fare la fatica di riprodurre quei personaggi nella maniera in cui gli è stata insegnata. Nel momento in cui i personaggi sono acquisiti, diciamo, ce li ho dentro, nella mia testa si muovono e recitano da soli, e quindi io collegando la mano alla testa devo solo cercare di riprodurre quell'immagine che ho nella mia testa di quei personaggi. In quel momento lì, quando non sono più costretta a vedere come si disegna Paperino in quella posizione, com'è, aspetta, vado a vedere come lo fa Carpi, come lo fa Cavazzano, come lo fa De Vita, vediamo un pochettino se riesco a riprodurlo nella maniera giusta. Ecco, quando non si deve più fare quella fatica lì, più o meno i personaggi prendono un pochettino di più dell'autore, insomma. Anche perché per poter flettere le regole bisogna padroneggiarle, se no non le puoi modificare, non le Ah, beh, puoi, certo. è certo. Quindi Bisogna era conoscere base. bene, sì. Esatto. E tra Sì, quello è l'altro, necessario. certo. Tra l'altro, si dice Ci sempre vuole che quello che era un ritardo, vai. No, vai, fai tu, vai tranquilla. No, dicevo che quando i nuovi autori si guarda Cavazzano e poi si cerca e poi molti poi rimangono legati non all'imitazione, a seguire il tratto di Cavazzano. E invece tu, essendo partita ammirando Cavazzano, e poi a un certo punto hai sulla tua strada e sono diventate le tue interpretazioni. Comunque, guarda, una cosa utilissima per chi volesse cominciare. Effettivamente, allora, cominciare guardando Cavazzano può essere rischioso, perché il disegno di Cavazzano è già la sintesi che lui ha fatto dei personaggi Disney in tutti i suoi anni di lavoro. Quindi, partire da una sintesi è un po' difficile, può creare dei problemi grossi. Quindi, probabilmente è più utile
cominciare a studiare dei personaggi più classici, in modo da acquisire bene il personaggio, la struttura, il modo di muoversi, le espressioni, e poi arrivare a una propria sintesi. Questo non vuol dire che non si debba guardare Cavazzano, assolutamente, perché io l'ho fatto tutta la vita e continuerò a farlo. Però che si debba cercare di trovare una propria sintesi invece di appropriarsi di quella di un altro autore che ha fatto i suoi anni di fatica per arrivare alla sua sintesi. Quindi diciamo che do per scontato che sia una fatica che ogni autore deve fare, insomma, ed è una fatica utile. Cioè, sì, assolutamente, perché poi dà i risultati che uno vuole raggiungere. Fin dall'inizio ci sono state comunque affiancate alla Disney delle collaborazioni con, appunto, dicevamo, Linus Comics, Cuore, Smemoranda, che sono andate di pari passo con l'esperienza Disney. Sì, quella io credo che sia stata una delle grandi fortune della mia vita, perché io volevo lavorare per Topolino, era un'idea che avevo ben chiara, però per fortuna ho cominciato a fare prima delle altre cose, delle altre piccole cose, e questi piccoli lavori hanno continuato a esistere, cioè ho anche continuato a cercarli. È stata una grossa fortuna che siamo partiti un po' primi, Topolino, perché il lavoro per Disney o per Topolino, insomma, rischia di diventare totalizzante, di prendere tutto il tempo di un autore. Io invece ho sempre tenuto l'altro canale aperto, e questa è stata una grande fortuna, per cui ho potuto portare avanti in parallelo due cose perché mi interessano entrambe tantissimo. Come dicevo, con Topolino mi piace raccontare delle avventure divertenti, però io da ragazzina, verso i 15-16 anni, mi ero innamorata anche di un'autrice gigantesca che era Claire Bettechet, ed era anche quella una cosa che mi piaceva tantissimo, cioè invece che raccontare delle avventure divertenti, delle vere avventure divertenti che accadevano a dei personaggi, ha cominciato a piacermi tantissimo anche l'idea di raccontare le avventure interiori di una persona, che possono essere divertenti tanto quanto l'altro tipo di avventure. E questa cosa insomma, l'ho capita leggendo Claire Bettechet, e quindi ho portato avanti in parallelo anche questa cosa, che non è solamente un'avventura divertente, ma è diventata alla fine anche un po' un'analisi della società in cui io mi sono trovata a vivere negli anni. E devo dire che è una cosa che mi diverte tantissimo, e non voglio lasciar perdere né l'una né l'altra cosa, quindi continuo, certo, ogni tanto a fatica, ma a portare avanti le due cose. E certo, che Lucrezia è diventato un personaggio, anche, cioè è uscito poi dalle pagine di Donna Moderna, dove è nato, e ha preso una sua indipendenza, diciamo. Ma allora, altra fortuna, Lucrezia non è nata sulle pagine di Donna Moderna, ma era nata con un libro che era uscito per Mondadori nel 2004, credo, che si chiamava Amore Mio. Era un libro che era nato appunto per quello che ti dicevo prima, quella cosa che mi piaceva tantissimo Claire Bettechet, e nel frattempo, per come era andata la mia vita, insomma, ero arrivata intorno ai 30 anni e avevo cominciato a collezionare qualche batosta data dalla vita, e avevo voglia di raccontare questa cosa, quei cortocircuiti che si vengono a creare spesso nella comunicazione tra le persone. E quindi volevo raccontare questa cosa qui, e per raccontarla avevo bisogno di prendere un punto di vista femminile, perché mi è più congeniale, diciamo. Certo. E poi questo personaggio femminile che mi sarebbe servito per raccontare questi cortocircuiti non doveva essere un personaggio perfetto, non poteva essere un personaggio di delle favole, una Biancaneve, una Cenerentola bellissima, bravissima, buonissima, con tutte le qualità. Non poteva essere così, perché avevo bisogno di criticare alcuni aspetti che avevo trovato nelle persone. Alcune cose che posso dire che siano, non so, dei difetti, però che abbiamo tutti quanti, quel piccolo egoismo che comunque mettiamo sempre nei nostri rapporti con le altre persone. Quindi avevo bisogno di criticare un pochino questa cosa, e penso che per criticare qualcosa il modo migliore sia trincerarsi dietro una feroce autocritica. Quindi è quello che ho cercato di fare, di diciamo prendere come mio punto di vista un personaggio femminile con dei difetti molto forti,
assolutamente non risolta, assolutamente pericolosa dal punto di vista sociale, nel senso che una persona non risolta va in giro a innescare disastri di Esatto. comunicazione o cortocircuito con gli altri esseri umani. Quindi diciamo che Lucrezia è nata così, è nata come punto di vista sulle difficoltà di relazione tra le persone. E poi, dopo questo libro, è arrivata Donna Moderna, dove l'ho portata avanti, però anche qui, sempre in parallelo, porto avanti Lucrezia sia nelle vignette settimanali di Donna Moderna, che continuano ancora a uscire, e sia invece in parallelo in libri che escono ogni tanto in libreria, dove cioè, il personaggio è lo stesso alla fine, però nelle vignette, per forza di cose, affronta degli argomenti in cui ritengo che la maggior parte delle lettrici di Donna Moderna e dei lettori si possano riconoscere immediatamente, anche perché la vignetta, essendo comunque un racconto comico, però condensato, cioè è un racconto divertente in cui dopo è scontato che il preambolo sia implicito e la fine anche più o meno, e quindi racconto solo il momento della gag, momento comico. Mentre nei libri posso articolare un po' di più il personaggio di Lucrezia, per cui gli ho fatto affrontare anche delle cose più serie, perché avevo più spazio, sempre con il suo Più punto di respiro. vista, che cerco di. Sì, c'è molto più respiro. Quindi cercando di tenere il suo punto di vista, quindi una narrazione sempre abbastanza lieve, però ho cercato di affrontare anche temi molto, molto complicati. Per esempio, 3 anni fa, 4 anni fa, è uscito un libro che si intitolava Noi dove eravamo, per Feltrinelli Comics, in cui racconto la storia dell'umanità a ritroso, prendendo il punto di vista delle donne, quindi cercando di raccontare quello che nei libri di storia fino a 4 anni fa non si trovava assolutamente, quindi che fine avessero fatto le donne nella storia, visto che non Sì, ce le abbiamo trovate, insomma. è E vero. quindi ho cercato di raccontare anche cose molto serie e molto pesanti, però tenendo sempre una narrazione lieve, anche perché penso che sia il modo migliore, o almeno il modo più congeniale a me, per cercare di avvicinare dei lettori, magari, o delle lettrici, a un argomento che altrimenti potrebbe essere ostico. Quindi, insomma, diciamo che cerco di fare anche quello. Appunto, Lucrezia, e questo può far capire anche perché ti ho detto che Lucrezia per me è un punto di vista, è una specie di finestra attraverso la quale cerco di guardare la realtà, insomma, è un filtro con cui io cerco di guardare e di raccontare la realtà. E certo. E che riscontro ha avuto nel corso di anni? Cioè, le donne si sono riconosciute, ti scrivono e qui sei riuscita a stabilire questo dal cesso, mi sembra di sì, perché tu lo vivi più. Ma sì, allora, come ti dicevo prima, io cerco sempre, soprattutto nelle vignette, di raccontare delle cose che presumo, guardandomi intorno, non siano solo mie, perché altrimenti me le Esatto. capisco solo io. Quindi, diciamo, cerco sempre, guardandomi intorno, di trovare un denominatore comune tra quello che io sento e quello che sentono gli altri o le altre. E quindi non faccio mai una vignetta di Lucrezia o non parto mai nello scrivere un libro se non sono sicura che quella cosa che io voglio raccontare sia qualcosa che conoscono anche gli altri o che sia un problema che anche altri hanno e non solo io. E quindi questo evidentemente cioè non mi piace dirmelo da sola, però insomma penso di esserci più o meno riuscita perché. Alle fiere quando vado in giro e incontro, oppure anche adesso con i social, diciamo c'è una comunicazione diretta con i lettori, con le lettrici. Quello che mi sento dire più spesso è: ma mi spii, mi guardi, ma sono io, Lucrezia, sono io. Questo me lo dicono le donne, si riconoscono molto. Dall'altra parte invece ci sono i lettori maschi che ci riconoscono, le mogli, le cugine, le sorelle, le mamme. Quindi diciamo che penso sì di avere fatto qualche cosa in cui si riconoscono,
si riconoscono un po' anche gli altri, insomma. E poi no, Ma la cosa bellissima che volevo dire è che ho capito anche che Lucrezia in qualche maniera sia diventata una cosa abbastanza vicina alle lettrici, perché mi ha fatto molto ridere che una mia vicina di casa, un po' più anziana di me, sono di una certa età, a un certo punto ha capito chi ero, non so bene per quale motivo, allora mi ha fermato. E mi ha detto, ma allora, cioè, mi ha chiesto, ma tu sei? Io dico, sì, sono io. Lei mi guarda tutto continuo e mi fa, allora salutami la Lucrezia. Ecco, proprio questa cosa mi è piaciuta tantissimo, soprattutto bellissimo. l'articolo che ci ha messo, ma per lei era la Lucrezia, che era Esatto. la sua amica o quella che viveva con me, non lo so, la sua vicina di casa. Quindi, questo me l'ha piaciuto molto. Sì, Bellissimo quindi, perché, vabbè. sì. E infatti mi ha dato un po' il senso del fatto che sì, è diventata forse un po' un'amica anche per le lettrici. Esatto. E dopo tanti anni in parallelo, Lucrezia Disney. Lucrezia è la valvola di sfogo dal mondo Disney o Disney è la valvola di sfogo dal mondo di Lucrezia o sono due strade parallele? No, no, sono esattamente le due cose che hai detto all'inizio. Ok. Perché uno è tutto il giro chiuso nei paperi e nei topi, dopo ha bisogno magari di affrontare altre tematiche, altre cose, o magari quando uno affronta altre tematiche, poi bisogna magari un po' di leggerezza del mondo Disney. Ma guarda, non lo so, è che anche succedono tante cose diverse, ci sono tante cose diverse che vorrei raccontare. Alcune sono raccontabili nel mondo Disney, altre sono raccontabili in altro modo. E quindi mi piace passare da una cosa all'altra, mi alleggerisce veramente. Come mi alleggerisce tantissimo anche un'altra cosa che mi piace fare, soprattutto con Disney, però è successo anche con altre cose, non solo Disney. Ogni tanto mi piace alternare, scrivermi le storie io o disegnare storie di altri, perché sono entrambe cose che mi piacciono tantissimo, perché quando mi scrivo io le storie, ovviamente, no, a parte che sono una sceneggiatrice che mi fa dannare abbastanza, perché mi complico la vita, mi complico la vita da sola. Però, diciamo, Ma quando chi l'ha scrivo scritta io, questa sono. sceneggiatura? Esatto, Esatto. quando mi scrivo io le storie, so già che mi scrivo una cosa che mi divertirà comunque disegnare, cioè una cosa che evidentemente volevo raccontare. Però lavorando su un testo mio, i passaggi sono talmente tanti, cioè si passa dall'idea dal soggetto alla sceneggiatura. La sceneggiatura deve essere approvata da una redazione o comunque da un editor o qualcosa del genere. A quel punto comincio il lavoro a matita, poi mi faccio anche il lettering di solito, e poi passo, dopo il segno a matita, il lettering passo alla china. Quanti passaggi sono? Una marea. Cioè io arrivo alla fine che ormai non Tanto. posso più vedere quel lavoro lì. E soprattutto perdo completamente quello che sarà poi l'effetto a una prima lettura di un lettore che acquista il topolino o un libro. Perché ci sono passata sopra talmente tante cose, tante volte, che a me quelle cose sembrano tutte vecchie, cioè mi Esatto. sembra che non faccia ridere, che quelle espressioni non vadano bene, ma in realtà ho imparato poi alla fine con gli anni, con l'esperienza, a fidarmi della prima impressione, perché il resto è solo che sono affaticata all'ennesimo passaggio a rivedere sempre le Certo. stesse cose, mi sembrano vecchie, ma per un lettore Certo. non lo saranno. Quindi questa che diciamo è un po' una fatica, cioè all'inizio è molto bello scriversi le storie, fino al passaggio del disegno a matita è tutto molto bello, poi comincia la fatica. Invece disegnare la storia di un altro è tutta un'altra cosa, salto i primi passaggi, cioè, mi leggo la storia, trovo quali sono le parti divertenti, cerco di capire in che modo io posso. Non migliorare, che è la parola sbagliata, in che modo posso mettere il mio tipo di disegno a servizio di quel tipo di storia, di quella cosa. E quindi diciamo che riesco a godermi tutta la parte di disegno perché salto un paio di passaggi. Quindi mi piace fare entrambe le cose, anche qui come prima, insomma, mi sfogo, cioè cerco di alleggerirmi un tipo di lavoro facendo l'altro e viceversa. E quindi si lanciano perfettamente. Tra l'altro stavo leggendo anche tante altre cose oltre Lucrezia, ovviamente, e quindi dice a quel paese mi viene in mente o mi viene in mente Diabolik Ottosopra. E qui questo tuo modo di raccontare è applicato a veramente diversi ambiti, a diversi personaggi. Guarda,
Allora, il fatto di aver fatto Diabolik negli ultimi anni, per me è stata una cosa bellissima. Poi a Diabolik è seguita una miniserie di quattro volumi per Bonelli che si intitolava Qui Due. Però tutto è partito da Diabolik. Il fatto che sono stata obbligata da questo personaggio molto diverso dalle cose che ti disegno io di solito, anche se le storie che ho disegnato di Diabolik sono comunque delle storie più buffe, più comiche, sono le storie dei giorni dispari di Diabolik, insomma, in cui gli succede di tutto. Però comunque non aveva senso disegnarlo a pupazzetto, quindi ho cercato una via di mezzo tra il disegno realistico di Diabolik e il mio tratto invece molto, Certo. molto più comico. E questo mi ha costretto comunque, dopo tanti anni di lavoro, a cercare di trovare un altro modo di disegnare. E quindi sono veramente molto grata a questa possibilità che mi è stata data perché dopo tanti anni sono riuscita finalmente a fare qualcosa di un po' diverso, a mettermi alla prova su qualcosa che andava un po' fuori dai binari che per forza di cose mi ero tracciata, insomma, anche perché il lavoro è sempre stato tanto, per cui è difficile dire a un certo punto, ma mi metto a disegnare una cosa in maniera un po' diversa, no? Perché c'hai le consegne, le cose, alla fine vai un po' sul sicuro perché non c'è il tempo di sperimentare. Mentre questa cosa mi ha consentito, ecco, dopo tanti anni di sperimentare un pochino, ed è una cosa che mi diverte, credo che comunque mi abbia fatto fare un scatto anche nel disegno, perché mi sono obbligata proprio a trovare un modo un po' diverso. Adesso mi rendo conto, guarda, giusto in questo momento sto incastrando un'altra storia breve di Diabolik, non sono anche nato di Diabolik, non ho capito bene. Sì. Comunque, adesso se, sento che è un po' più nelle mie corde anche questo tipo di disegno che non è realistico, è rimasto comunque comico, grottesco, però un pochino diverso dal mio. Vedo che riesco a muovere un po' meglio i personaggi, mi diverto di più. Sono molto contenta di questa nuova strada che si è aperta. Quindi uscivi tanto dalla comfort zone, bene. Sì, fa benissimo. È faticoso, ma fa bene. Certo, tra l'altro grandissima, tante collaborazioni con Tito Faraci. Sì, con Tito abbiamo collaborato tantissimo negli anni e credo Esatto. che lavoriamo molto bene insieme, perché credo che allora, lavorare con Tito, abbiamo più o meno lo stesso tipo di umorismo, anche se essendo due persone diverse, ovviamente magari io do un po' una spallata a Tito che vede delle cose un po' diverse, lui do una spallata a me, quindi cambio un pochettino l'orizzonte anch'io. Però credo che proprio con lui abbiamo sì, un qualche modo simile di sentire il modo di raccontare le storie, perché Un'alchimia. sì, esatto, per cui non sono due competenze che si sommano, si moltiplicano proprio quando io e Tito lavoriamo assieme. Mi rendo conto che succede qualche cosa di diverso, insomma, dal solito. Per cui anche la storia che sto disegnando adesso, il testo di Tito, effettivamente vengono fuori delle cose notevoli quando riusciamo a lavorare insieme. Cosa non banale, insomma, non è detto che un altro autore o quattro poi ci sia questa alchimia, quindi quando si trova, secondo me, e poi si protrae perché è un po' un miracolo che poi è giusto dare più possibilità possibile, insomma, e continuare a Sì, farlo. sì. Sì, certo, e guarda, comunque con le storie di Tito succede quella cosa che ti dicevo prima, cioè che io mi rendo conto che il lettore si divertirà se io mi diverto. Ecco, quando io leggo la sceneggiatura di Tito comincio già a ridere, quindi diciamo che sono molto ben disposta a rendere quella storia al meglio. Mi diverto a disegnarla e quindi ritorna a quello che ti dicevo prima, mi diverto io e si divertirà il lettore. E quindi funziona tutto. Una curiosità, tu disegni in digitale o su carta? No, disegno su carta. Allora, mi sono detta che ho fatto qualche piccola prova. Voglio dire, Ok. non è impossibile per me, sono una donna non solo del secolo scorso, ma del millennio scorso. Però diciamo che ho capito che non è impossibile passare al digitale, nel senso che il gesto del disegno è sempre quello. Però mi piace proprio tanto la carta, la matita, l'inchiostro, mi piacciono quelle cose lì, mi piacciono più i materiali che uso.
Quindi, allora, già molte consegne le faccio in digitale, nel senso che io faccio il mio disegno, poi faccio la scansione, faccio qualche correzione, aggiusto un po' le cose e poi mando comunque in digitale. Quello che mi sono detta è che quando gli editori mi obbligheranno a passare completamente al digitale, mi dovrò fare un corso ovviamente perché non ce la posso fare da sola, però lo farò. Se mi obbligano lo faccio, insomma, però al momento Certo. non mi Anche piace. perché pensavo un'aria che tira a settimana, due più Diaboliche, Polvolino e poi, e quindi magari il digitale poteva dare la velocità di produzione che tanti lavori poi magari ti permetterebbe magari di leggere anche qualcosa, di avere un attimo di tempo libero. Sì, certo, allora potrei avere quella velocità se imparo però, perché al Certo. momento mi rallenterebbe solamente. Come è successo finora, la tecnologia mediamente mi crea talmente tanti problemi che in qualche maniera mi rallenta. Quindi è ovvio che per me Quindi. il passaggio al digitale non potrebbe mai essere lento, diciamo, progressivo, un po' alla volta, nel senso che mi devo proprio mettere lì e imparare. Quindi quando si dovrà fare sarà una cosa netta, insomma. Esatto, una svolta. E per chiudere ti posso chiedere, a parte il Boliche, se c'è qualche, che non sia coperto da segreto, qualcosa a cui stai lavorando, a parte l'aria che tira, se c'è qualcosa che deve arrivare, altre stelle sul topolino. Ma allora, guarda, sto facendo tante cose insieme, non è che ci sono segreti, ma neanche cose che voglio rivelare così tranquillamente, perché anche per una sorta di scaramanzia mia, insomma, fino a che le cose non sono bene finite, sono convinta che funziona tutto il resto, cerco di tenermelo un po' per me. Comunque, a parte le vignette settimanali, continuano ad andare avanti. Sto facendo questa storia breve che uscirà credo su un grande Diabolik in autunno, immagino, qualcosa del genere. Una storia breve, comunque, di 16 pagine. Ho in attesa una storia per Topolino lunga su testi di Sergio Badino. Poi sto finendo un libro per Feltinelli Comics, che non sarà con Lucrezia questa volta, quindi diciamo che per me è un po' un salto, cioè non sto a raccontare molto appunto per No, no, scaramanzia, no, però certo. per me è un po' un salto nel buio, perché comunque i libri negli ultimi anni li avevo fatti sempre con Lucrezia. Oppure, come è successo ultimamente, il Diabolik sottosopra, comunque lavorando su un personaggio ipernoto. Quindi ora non so bene cosa succederà. Con la mia proverbiale sicurezza, ogni volta che mi metto a lavorare su questo libro, dico, ecco, non lo comprerà nessuno, ho fatto esattamente la cosa che nessuno dei miei lettori si aspetta, sarà un disastro. Sono a questo punto. Quindi un'altra uscita dalla comfort zone. Però Che però forse secondo me quando uno lo fa è perché secondo me è il momento. sì, allora, io l'ho Inconsciamente. fatto perché avevo bisogno di raccontare una storia, sì, no, perché avevo Esatto. bisogno di raccontare una storia che non si prestava a essere raccontata con Lucrezia. E poi sì, credo che non sia, mentre mi sentivo dirlo, ho detto sì, ma non è neanche giusto fare le cose perché si pensa che i lettori si aspettino quella cosa lì, non credo che abbia un grande senso. Cioè, è anche bene mettersi alla prova ogni tanto, poi magari veramente non andrà bene. Però io almeno ci avrò provato, cioè mi era venuta una storia un po' diversa da raccontare e avrò provato a farlo. E almeno saprò che posso fare anche quello, poi magari nessuno lo compra, ma io lo posso fare. Quindi, Ma io non credo no, perché penso che tu ormai abbia, anzi sono sicuro che tu abbia ormai il tuo pubblico e che quindi, non so, mi viene in mente Fichi in sella che fa serie quella di libri che l'ha resa famosa, ma poi c'ha i suoi libri paralleli dove racconta altre storie, ma seguono l'autrice, quindi secondo me nel momento in cui tu esci con un'altra cosa che non si prezia, il tuo pubblico, anzi secondo me sarà incuriosito. Da questa nuova avventura e quindi secondo me seguirà comunque in questa nuova cosa, insomma, quindi ne io lo sono spero, però convinto. certezze non ce ne sono. No, in questo mondo no, però secondo me un autore così forte, secondo me, ha il pubblico e viene seguito dal suo pubblico, quindi poi ripeto, gli imprevisti, le cose possono sempre succedere, però uno c'ha il suo pubblico che lo segue, lo sostiene e quindi sono sicuro, insomma, che andrà.
Se 30 secondi l'ultima, riesci ancora a leggere i fumetti? Ah, se riesco a leggerli. Allora, sì, riesco, cioè, guardo sempre tutto quello che esce, compro quello che mi interessa, riesco a leggerli, però ecco, questo te lo devo dire, non è più una lettura rilassante, ormai questo da anni, nel senso che li leggo con l'occhio di chi ci lavora. Per rilassarmi leggo romanzi, saggi, tutt'altro. Il fumetto per me non è più, cioè non posso leggermi Topolino alla sera per rilassarmi, no? Perché non funziona, non proprio. Magari mi leggo un saggio complicatissimo, ma quello mi rilassa di più. Ah, ecco, perfetto. Da sì, è un po' un peccato nel senso che uno quando diventa e poi non diventa, cioè ritorna al Topolino di oddio, forse se recuperassi, cioè andassi a leggere un Topolino degli anni 80, magari ti darei quella. Ritrovare quella gioia nel leggere con spensieratezza che non l'ultimo in edicola dove uno guarda c'è il collega che cosa ha fatto, dove stanno andando e quindi ritornerebbe alle vecchie storie, ma non lo so, Ah, potrebbe guarda, ti dirò essere. che mi è successa questa cosa ed è stato bellissimo, però è successa una cosa strana. Ho riletto qualche anno fa, non tantissimi, 4-5 anni fa, una storia disegnata da Gottfredson che non avevo mai più riletto, avevo letto da bambina l'ultima volta, credo in uno di quegli albi in orizzontale che uscivano per Mondadori, ma veramente ero bambina. Poi non so che fine abbia fatto quell'albo, io quella storia non l'ho più rivista, fino a che non l'ho riletta in una pubblicazione antologica che è uscita delle storie di Gottfredson qualche anno fa. Ed è stato fantastico perché ho riprovato le stesse sensazioni che avevo provato da bambina. Non avendo mai più rivisto e riletto quella storia, ho veramente. Ci sono ricascata dentro e ho provato esattamente quelle sensazioni lì e quello è stato davvero bellissimo. Peccato che non sono molte le storie che non ho più letto, cioè che ho letto da bambina e poi mai più viste, quindi diciamo che non si può replicare così spesso, però quella volta lì è stato bellissimo. Una macchina del tempo, quella Sì, è stata storia. una Esatto, macchina del tempo, sì. esatto. Io ti ringrazio enormemente, è stato un piacere enorme, davvero, e ti faccio i complimenti, insomma, per tutto quello che hai fatto e per il sorriso che porti tutte le settimane su Topolino, che io faccio la domenica, faccio la puntata con gli acquisti della settimana e Topolino ovviamente, prima cosa è che aria tira a Piropoli o che aria tira a Topolino. Ed è l'unica cosa che leggo di tutto il Topolino, perché poi lo sfoglio solo per far vedere chi c'è, chi l'ha disegnato, insomma, far capire chi storie e chi autori sono. L'unica cosa che leggo mentre è la tua, da quella cosa di buon umore alla presentazione di Topolino. Insomma, quindi complimenti davvero e grazie mille e in bocca al lupo per tutto quello che arriverà quest'anno. Grazie. E grazie mille di tutto.